Uomini di Galilea, perché state guardando il cielo? Questo Gesù che è stato assunto in cielo tornerà un giorno allo stesso modo. Così abbiamo ascoltato nella prima lettura di questa festa che chiamiamo Ascensione per indicare la gloria e non la lontananza. Da quel giorno il rapporto con Cristo avviene in modi e con mezzi diversi dal vedere, udire e toccare. Questo non vuol dire che Lui non c'è più. La sua è una presenza nuova, ma non meno reale. E il Vangelo ci dice: andate in tutto il mondo e testimoniate ad ogni creatura. Allora il cielo sono gli altri, il cielo sono i nostri fratelli, e ogni mano che si apre verso di loro è una mano che tocca il cielo. È su questa strada che noi incontriamo Gesù, e non guardando il cielo. Per trovare Dio bisogna cercare le persone, e proprio in queste persone servo e amo Dio, qualsiasi esse siano, e nella mia testimonianza rendo visibile e manifesta l'immagine di Cristo. Ognuno di noi è chiamato dal Signore ad andare verso coloro che cercano la pace e la riconciliazione, a coloro che soffrono, a chi conosce la fame e la sete e a chi è privato dei diritti e della dignità, a coloro che amano la giustizia, che seminano la speranza e che condividono i frutti della provvidenza. Donare e condividere senza renderci schiavi delle cose, del successo e delle persone. Operare perché scompaiano le discriminazioni, i razzismi, i ghetti, i privilegi. Eliminare tutto ciò che non rende migliore il cuore dell'uomo e non promuove verità e giustizia. Cristo, asceso al cielo, è e rimane sempre con noi, nel volto e nel cuore dei nostri fratelli.